Tra la religiosità storica dell'evento del Beato Sante all'insegna dello spirito e del corpo e la novità di una conferenza stampa a Villa Caprile che spezza la tradizione, sono stati presentati gli eventi del mese d'agosto, che da sempre caratterizza il periodo del Beato Sante di Monbaroccio, ripercorrendo la sua vita, le sue opere, le sue gesta. Questo mese di agosto è un mese del tutto particolare al Beato Sante ed è caratterizzato dal fatto che il Beato Sante è passato alla vita eterna proprio nel colmo del mese di agosto per la solennità dell'Assunta e da quel momento è diventato il suo mese. Si è poi arricchito di tante celebrazioni, a cominciare prima di tutto dalla festa dei bambini che apre un po' il mese. Il Beato Sante è stato sempre legato ai bambini come protettore. E spesso nelle raffigurazioni tradizionali che abbiamo del nostro beato, proprio nell'atto di benedire un bambino malato. Poi c'è il pellegrinaggio di Monbaroccio. 1517, il paese di Monbaroccio, un piccolo castello, rischiava di essere veramente raso al suolo e la popolazione sterminata. Fatto voto al Beato Sante, miracolosamente fu salvato dalla distruzione e da quel momento vengono ogni anno da Monbaroccio a ringraziare il Beato Sante e a sciogliere questo voto. Poi abbiamo, ecco, il paese originario del Beato Sante, il Monte Fabbri, che è un piccolissimo castello, c'è poca gente adesso. Comunque vengono i pellegrini del paese per ricordare il loro conterraneo. E l'ultima domenica, quella del ringraziamento, ma che dedichiamo anche poi ai malati, anziani, disabili, cioè a tutte quelle persone che sentono il bisogno della protezione e dell'aiuto. Il Beato Sante di quest'anno continuerà inoltre il lavoro già iniziato precedentemente di unione, condivisione e comunità tra le tantissime realtà coinvolte e che quest'anno si rafforza ancora di più. Abbiamo cercato di valorizzare il Beato Sante grazie all'associazione che è presieduta da Damiano Bartocite, ma soprattutto grazie ai volontari che girano intorno a questa associazione, grazie ai frati minori, grazie a tutti coloro che intorno al Beato Sante lavorano affinché questo santuario sia un patrimonio non solo per Monbaroccio, ma per l'intera collettività, che sia quella provinciale, che sia quella regionale, che sia quella nazionale. Un percorso che vede anche un turismo religioso affezionato al nostro convento, ma soprattutto un convento che è stato promotore della civiltà monbaroccese. Abbiamo gettato le basi per un progetto molto più grande, un progetto di comunità con l'Associazione Il Sole nel Cuore, la Fondazione, dove lavoreremo insieme per creare una comunità forte nel nostro territorio provinciale. Abbiamo già iniziato un primo mattone con il restauro del refettorio antico, grazie al contributo della Regione Marche. Continueremo col restauro di tante altre parti. Noi stiamo costruendo qualcosa di importante e questa vuol dire la partenza. È la partenza di un luogo, ma soprattutto di un'idea. Il luogo porta per l'idea perché il luogo alla fine di tutto è importante per la gente. E quindi qui abbiamo una condizione mistica portata dall'anima e che noi vogliamo portarla al corpo anche, che è di mettere la gente insieme, perché se tu metti il corpo bene, e lo dicevano i frati in mens sana, in corpore sano, è tutta un'altra storia.